In questa casa nel 1395 nacque Guido di Pietro, diventato poi frate domenicano con il nome di Giovanni da Fiesole, ma conosciuto in tutto il mondo con il nome di Beato Angelico. Per tutti i cittadini di Vicchio è un grande onore vivere nel paese che ha dato i natali a Giotto e al Beato Angelico. Davanti a me c'è la chiesetta di Lupo Canina, che è un po' la firma. È veramente una giornata importante per far conoscere questi luoghi. E non tutti sanno che Giotto e Beato Angelico sono di queste terre. Ci troviamo a Moriano, una deliziosa località vicino a Vicchio di Mugello, dove ogni anno, ogni terza domenica di settembre, si svolge una giornata di celebrazione in ricordo del Beato Angelico. Tutti i pittori della Toscana si ritrovano a Moriano, sul colle di Vicchio, a dipingere, esporre, e tutta una giornata stanno all'insegna dell'arte, pranziamo insieme per poi dopo riunirsi ancora di nuovo alla casa di Giotto sul colle di Vespignano. La giornata è aperta ai pittori, ma non solo, alle famiglie, ma anche ai nostri soci, che sono soci simpatizzanti e anche sostenitori. La casa dove nacque il Beato Angelico è ora abitata da una famiglia che ogni anno ospita questo evento organizzato dall'associazione Dalle Terre di Giotto al Beato Angelico. Nessuno mi aveva detto che qui c'era nato l'Angelico e parlavano di Moriano come terra benedetta. Forse voleva dire terra fertile, però il fatto di chiamarla terra benedetta era già significativo. C'è una mistica nei luoghi, questo sì. Ci sono luoghi dove magari si può sentire un brivido nella schiena, come luoghi che ti fanno respirare. Sale all'interno della casa di Giotto è allestita con queste opere che verranno esposte per una attività collaterale all'Expo di Milano. La Contrada dell'Oca è una fattoria didattica e sociale a Fanna, vicino a Pordenone. Abbiamo organizzato questo gioco dell'Oca, che poi è il più grande del mondo. Questo gioco è diventato, insomma, un cavallo di battaglia, diciamo, di questa fattoria. E ci sono gite, ragazzi che vanno lì da ogni parte a fare questo gioco e sono stati invitati all'Expo. Saremo al Museo del Bambino della Rotonda della Besana a Milano, dove portiamo un gioco dell'Oca tutto incentrato sulla corretta alimentazione e sulla vita della fattoria. I bambini, giocando al gioco dell'Oca, vedono gli animali, incontrano le piante e da noi poi apprendono un po' tutta quella che è la vita di campagna e la vita della fattoria. Siamo all'interno della casa dove ha visto i natali Giotto nel 1265 e da 5 anni questa è la sede dell'associazione Dalle Terre di Giotto all'Angelico, che organizzano in questa casa moltissimi eventi a carattere artistico. È un mese, praticamente 4 sabati e 4 domeniche, in cui facciamo delle diverse iniziative. Oggi ci dovrebbe essere la battitura col correggiato, vecchio sistema di come si batteva il grano, come cerchiamo di far vivere la casa natale. Facciamo corsi d'arte, facciamo corsi per bambini, per adulti. I corsi si fanno 2 volte l'anno, a primavera e a ottobre. In più quest'anno abbiamo fatto anche i corsi estivi di pittura, disegno all'aperto. Siamo all'interno dell'aula didattica, una delle stanze dove si svolgono i corsi riservati a bambini e adulti per imparare a disegnare e a dipingere. Il progetto che il pittore voleva fare lo disegnava e per primo faceva le parti in oro. Agli allievi gli piace dipingere, ma però bisogna sempre passare dal disegno. Il disegno è la base di tutto. Se uno ha un buon disegno diventerà sempre un bravo pittore. Questa casa dunque è un punto d'incontro per tantissimi artisti, non solo a livello regionale ma anche nazionale. È un'attrazione per i tantissimi turisti che vengono nella zona a gustare anche le specialità gastronomiche mugellane.